Sono qui per dirvi che la storia non è ancora finita. Gianmarco Itering, la ex migliore amica. Finalmente, visto che tutti mi scrivono ogni giorno: quando tornerai con Gianmarco in un solo, con un video? Ed è tornata. Oggi siamo tornati perché, allora, dobbiamo dire una roba: se facciamo un video di te, o è per fare gli scemi o per magnà. Quindi, secondo te, cosa stiamo facendo oggi? Spero onestamente di mangiare, perché si è fatta una certa. Qualche giorno fa ho visto un articolo pazzesco per quanto riguarda una pizzeria qui vicino alla casa nostra. Millanta. C'è una pizzeria vicino a casa nostra. Sì, una pizzeria e un ristorante. Se non ci viene, sei ignorante, però. Che dice di aver creato la pizza più costosa d'Italia. La pizzeria si chiama Tabla e abbiamo ritirato la pizza da 100 euro. Una pizza pazzesca che ha un sacco di ingredienti, tra i quali l'oro. Per pagarla ho utilizzato tra l'altro il mio nuovo conto Hype, che se non lo conoscete è un conto pazzesco al quale viene associato una carta. Hype è un conto per... Tosca, non piangere lì, ti si sente, vai a piangere in bagno come le persone normali. Hype è un conto al quale viene collegata una carta di pagamento. E la cosa figa è che praticamente tu lo puoi creare direttamente dal tuo computer e ti metti lì 5 minuti, letteralmente ti evita tanto lo sbatti di quando vai in banca. Ore ho passato in banca per... Ci sono due tipologie. C'è il conto start, che è quello che lo fai direttamente, gratuitamente. Se no, ti puoi fare il conto plus, che costa 1 euro al mese e ti permette di superare il limite di ricarica. Quindi se vuoi farti mandare il bonifico del tuo stipendio, te lo fai mandare lì. Favoloso. Perché si può anche risparmiare. Praticamente ti crea una sorta di piano di accumulo dove tu dici: io voglio risparmiare tot soldi nel corso di 5 mesi. Tipo, voglio risparmiare 800 euro e voglio averli tra 5 mesi per poter andare in vacanza. Beh, bello questo. Perché ogni giorno ti mette via di soldi, giorno. Sì, ti metti via la quantità formichina. Di soldi. Cioè, se tipo te mi inviti, adesso me lo stai dicendo te. Infatti io ho due codici. Uno è gift 10, e praticamente se ti fai il conto con lo start e metti questo codice ti danno 10 euro già in omaggio, così alla carta. Se invece ti fai il conto plus, c'è plus 15 e ti danno 15 euro. Io mi sa che questa sera mi iscriverò. Siccome tu hai gestito l'applicazione, oggi abbiamo pagato con il mio Apple Watch, perché puoi collegartelo ad Apple Pay o anche quello dell'Android, che non so come si chiama, Google Pay forse. E ho fatto tanto. Infatti io ero sconcertata, e anche il tizio del ristorante. Però vabbè, bando alle ciance, ciancio alle bande. Che attende la pizza con noi c'è anche Flavio. Tutto ok, tutto ok. Siamo venuti a prendere la pizza più costosa d'Italia. No, è arrivata la nostra pizza. No, okay. Eccola qua. No, raga, sono sotto solo shock. Solo per voi in sordinazione. Sordinazione, sì. Wow. L'abbiamo fatta solo per voi. E 1, 2, 3, pizza, pizza, olè. E trullalè, trullalà, adesso se magna. Praticamente abbiamo questa pizza che ha degli ingredienti assurdi. Che te non sai, ovviamente, quindi te no, però, infatti, dimmi cosa che c'è dentro. Allora, io che mi sono informato, documentato tutto il giorno, vi dico che all'interno... Allora, partiamo dall'impasto. Questo è un impasto di grano antico gentile rosso. Tra i più rinomati, ok? Ma perché è gentile? Perché è cortese, ha studiato dalle suore canossiane. Mozzarella fior di latte. I funghi selvatici, fieto di scotona biologica cotto al Josper, un fondo di vitello. Ma la polpettella? E lì ti volevo! La polpettina è esattamente del patè foie gras. Oh! Del patè foie gras, non so. Con l'oro sopra? Con sopra una foglia d'oro. E ci siamo dimenticati di dire che ci sono anche una selezione di funghi. Tralala. Quelli della montagna che va a raccogliere Heidi. Per la bellezza di 100 neuri! Bello! 100! Vabbè, se sei stato un po' tirchio, potevi prenderne due, però. Assaggiamo. Io voglio assaggiare, sono stracurioso, ragazzi. Anch'io. Ma troppo. C'è un profumo meraviglioso. Ok, io voglio vedere la tua faccia. Ti senti emozionata? Sa di ricchezza. Perché è quello che pensavo. Sa proprio da ricchezza. Davvero? Sa un po' da panino del McDonald's. No, scherzo. Questo qua è il patè. Davvero meraviglioso. Raga, è meravigliosa. Ne vale proprio la pena.
È perfetto secondo me. La carne sopra ci sta da Dio. L'abbinamento è troppo buono. Ma è geniale. Cioè, io ora capisco che la gente pagava così tanti soldi. E non come le pizzette. Quelle che fai nei forni. Sai che esiste il dolce forno? Le macchinine, quelle dove butti dentro 4 euro e le vedi passare, fanno tutti lievitazione, altro che lievitazione. Mm. Questo naturalmente, cioè, non so se vedete tutta la faccenda qua. No, ma è meraviglioso. Sarà super mega lievitato. Non c'è né il pomodoro. Sembra quasi tipo una focaccetta, ma la carnina sopra è perfetta, è perfettissima. Mm. Con i funghetti. Anche la carne, devo dire. Avevo un po' di remole. Mi turbava l'idea del patè insieme alla carnetta. Cos'è caduto? Ah, perché dovete sapere che Gianmarco non mangia mai più bestie insieme. È vero, è la mia regola, raga. Quindi se lo sto facendo solamente perché il mio cuore è vostro. E invece ci è stata a dire la combination. È vero, e qua in mezzo ci hanno lasciato un po' di cose che... È vero, mangi l'offerta della casa. In questo momento mi manca la mia amica Gloria. Avrebbe apprezzato questo panino. Gli spotacci che facciamo. Dai, prendiamo un'altra. Ti fai il conto hype. Dentro il conto hype si può dividere il conto. Se vai a mangiare con i tuoi amici, si può dividere il conto in automatico. Allora, con te non lo farei a prescindere. Perché per tutto quello che faccio con te, di queste pizze potresti regalarmene fino proprio ad oltranza. Sì, però mi dispiace adesso bermi la cocchetta zero con questa cosa qui. Anche a me servirebbe un po' di champagne. Non conosci lo champagne più gustoso d'Italia che li contattiamo? Io voglio questa parte. È meravigliosa. Ah, aiuto, ma guarda cosa stai facendo. Ma scusa, volevo quella parte lì. Cioè, tu non ti scegli, mamma mia. Io guardo lo... Guarda, ma cosa stai facendo? Lo sfracello qua in modo tale che si stermi. Oh, alla facciaccia di chi diceva che non sarei arrivato da nessuna parte della mia vita. Guarda dove sono adesso, eh. Guarda dove siamo qua. A magna come due scrofe. Dimmi che sensazioni ti dà. Vorrei stare zitta durante questo video. Un video perché muto? È talmente buono. Come si chiama l'artista dei video muti? Che è il tizio quello là che fa tutti i film muti? Non dire Charlie Chaplin. Lui. Ma tu sapresti paragonarlo a qualcosa? È strano. È anche un po' piccantino a un certo punto, non so perché. Allora, io non sono un amante della carne, Io avevo questa teoria. Che la foglia d'oro che si usa per il cibo e per i cosmetici fosse la stessa. Allora, sei come tua sorella Giulia che pensa che i peperoni esistono. Gialli, verdi e rossi, che sono varie fasi di maturazione, non sono tipologie di peperoni diverse. Non ci credo che l'ha detto. Invece l'ha detto veramente. Quindi, secondo lei, le mele verdi, gialle, rosse sono diversi gradi di maturazione? Che ignorante. Cioè, capite perché io dico mia sorella è ignorante come pochi? Perché dice tutte queste robe qua. Quanti pezzi ne hai mangiato, bello? Non lo so. Ti ricordo che l'ho pagata io. Qual è stato il ristorante più costoso dove sei stata? Penso a Parigi, forse. Posto pazzesco, quando la mia famiglia stava anche bene. Sono morti adesso. Adesso siamo dei poveri stronzi. Però vabbè, ironizziamo. La Martina ha questo terrore. Ogni volta non vuole che io mostro nelle stories e nel mio canale YouTube casa sua. Perché dice che non vuole che la gente pensi che lei è ricca, perché in realtà è una povera tappina. Non diciamo la vera parola perché mi demonetizzano il canale. No, sono una povera stronza. E non potete demonetizzare il canale perché non potete godere le disgrazie altrui così, in queste maniere, capito? Ma di la verità, che è perché hai paura di ladri. La Martina ogni volta che la porta a casa, Madonna, mi chiede di aspettare che lei entri in casa, però con i fari alti, perché ha il terrore. Cioè, dovete capire che c'è il cancello e poi la strada per arrivare alla casa. Lei ha il terrore che in mezzo ci spugli, ci sono le persone nascoste che appena apre la porta fanno oh! E si buttano in casa. Cioè, pensate che io tipo non guardo nemmeno i suoi video perché mi fanno ansia. Cioè, mi dispiace che questo vassoio sia finito. È l'ultima. Io ne vorrei un altro. Vorrei riavvolgere il nastro qua. Riavvolgere il nastro come nell'Ottocento. E vorrei vedere quante te ne sei mangiate, perché secondo me ne hai mangiata una in più di me, sicuro. No, non è possibile. Sicuro? Non è possibile. Che tu devi mostrare lo squallore della situazione. Che ha 7 ore che cerco di camuffare tutto quanto, che non c'è un dizionario qua sotto. Questo qua penso sia stato il mio video preferito.
Vi consiglio di provare, se avete occasione, di provare questa ricetta qua, è meravigliosa. Tra l'altro vi consiglio anche di guardare Giugno Info Box, perché io ho messo tante informazioni per quanto riguarda Hype, e so che qua la soggetta se lo farà molto presto, perché qua che continua a chiedermi di darmi il codice. La procedura per attivarla è velocissima. Giugno Info Box, trovate tante informazioni. Tu lo sai la prima volta che sono andato in banca? Volevo andarmene via, non ne potevo più, mi ero cominciato a attaccare una sola. Ma pensavo volessi partire proprio. Peccato, maledetto quella volta. Magari. Ma tu ti ricordi il tuo primo conto di sempre? Davvero? Ce l'ho, 0 euro ci sono dentro. Sempre per ribadire il fatto che sono una povera strada. Se questo video vi è piaciuto, mettete un pollice in su, così so che ne dobbiamo fare altri. Magari potremmo provare altri cibi super costosi italiani. Vi prego, dite di sì per me, fatelo per me. Scrivetecelo giù nei commenti, così li vado a cercare. Non vedo l'ora di provarli e di degustarli qui insieme a voi. In modo tale che a marzo dovremmo stare a digiuno per 2-3 mesi prima di andare al mare. O ci vediamo l'anno scorso. Un anno dopo. Boh. Un anno dopo, Gianmarco e Martina, vite al limite. Con l'Otono Saratan. Se voi continuate così, morirete. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Esce un nuovo video di martedì alle 15, ogni sabato alle 10.30. Ogni tanto il giovedì, ma questo non sa mai nessuno. Vi mando un bacione grande grande e al mio prossimo video. Ciao!